Santuari italiani sono sempre stati in meta di pellegrinaggi e oggi noi ciclisti, che siamo un po' dei moderni pellegrini, possiamo ripercorrere queste antiche strade di campagna per macinare chilometri e riempirci gli occhi di bellezza. Eugenio, l'agroturismo Santa Maria in Bressanone sta proprio all'interno del giardino di questa magnifica chiesa che abbiamo alle spalle. Mi racconti qualcosa della storia della chiesa? La chiesa risale al 1460, probabilmente 1460-65, ed è stata voluta da un certo beato Amedeo Menes de Silva, che era un frate francescano che veniva dalla Spagna. E con l'aiuto della duchessa Bianca Maria ha costruito questa chiesa, che era anche dotata di 3 chiostri. È stupenda, è un grande grande patrimonio per voi. Sì, è una chiesa molto particolare perché è una chiesa a pianta centrale, forse la prima in Lombardia, alla metà del 400. È costruita con questo cotto perché non abbiamo materiali preziosi, quindi usiamo il cotto. E poi l'aspetto più interessante è che all'esterno sembra così massiccia, così severa, invece all'interno presenta una serie di affreschi molto particolari, molto interessanti. Anche una grande fortuna per l'agroturismo trovarsi con questa veduta. Certamente, perché l'agriturismo offre non solo la possibilità di pernottare, sostare in questo luogo e quindi avere la possibilità di respirare un po' di aria serena e calma, ma offre anche lo spazio per ambientazione didattica con i bambini, con i ragazzi, ma anche con persone più grandi, evidentemente. Bello, molto bello. Adesso io proseguo, perché questo mio giro di oggi è un po' collega un po' di santuari lungo la strada. Quanti ci sono? Quanto devo pedalare? Allora, partendo dalla chiesa di Santa Maria in Bressanoro, può arrivare sempre nel territorio qui di Castelleone al santuario della Beata Vergine della Misericordia. Si trova circa 1,5 km da questo luogo. Quindi il santuario della Misericordia è un altro luogo di fede, perché nel 1511 sembra che sia apparsa la Madonna, una veggente che si chiama Domenica Zanella. E comunque poi, anche proseguendo, ci sono altri santuari, andando ancora verso la zona di Crema, come Santa Maria della Croce oppure il santuario della Pallavicina a Izzano. Ed è perfetto, no? Per correre tutta perfetto, in bicicletta? Perfetto, perché attraversate la nostra campagna, è tutta pianura, si può pedalare tranquillamente senza incorrere in nessun pericolo. Ci vai in bicicletta, sì? Sicuramente. Ah, bene, bene, dai. Partiamo allora, via! Ed eccomi di nuovo in sella su strade bianche tra campi di Gran Turco. Nulla di meglio in una splendida giornata d'inizio estate. Crema, una città molto vicina ai grandi centri urbani della Lombardia. Eppure questa campagna mi fa completamente dimenticare lo smog della città. L'itinerario sulle vie dei santuari mi porta diretta sulla soglia del terzo, quello intitolato alla Beata Vergine della Misericordia. Ancora una volta il colore rosso delle terracotte è il segno distintivo del territorio. L'uso della bici è davvero un'abitudine. C'è chi si allena e chi la usa come mezzo per raggiungere gli amici al parco. Comunque sia, tutti pedalano, semplici cittadini e anche gli amministratori comunali. Quello laggiù mi pare di conoscerlo. Vai sindaco, devi pedalare! Castelleone! Ma che bello vedere un sindaco così sprint. Qui a Castelleone sono davvero tutti amanti della bici e pedalano davvero. Per primo il sindaco.